Ok, ho quasi maxato anche Neku e Shoka. Ci manca solo da finire la difesa di tutti e due di poco e i punti ferita. Il problema sarà maxare Minamimoto, perché tanto alla fine lo so già che dovrò maxare anche lui. Eccolo qua dove era nascosto l'ultimo maiale. E infatti, come immaginavo, era qua in mezzo all'acqua. Più che altro, già come immaginavo, non ti porta da nessuna parte andare lì. Vieni qua, maialozzo. È l'ultimo maiale che incontriamo, ma non penso sia nulla di speciale. Penso sarà un maiale normale, forse uno specifico, forse. No, per l'ultima volta quelli colorati. Dividetevi per favore. Ma se faccio esplodere quello nero? Ecco appunto. Sai che forse mi fanno un favore? Non ho dovuto fare nulla. Ha fatto tutto il gioco. Grazie. Io avevo già lì lo sfermione, sì, l'ultima. Cazzo, adesso vorrei comprare qualcosa che usa lo sfermione lì, ma non so cosa. Qual è la cosa più utile che possiamo comprare? Dovremmo ricontrollare tutti i negozi e probabilmente tornare nella zona iniziale, Takeshita Street. Ok, lui ne vuole tre di questi di sfermione. Io per il momento li terrei tutti da parte, ti direi. Nonostante probabilmente c'è qualcuno che ci vende qualcosa di utile con lo sfermione. Quella spada lì sembra buona. Quella spada lì sembra cavolo buona. Detto questo, rieccoci a Takeshita Street e guarda caso dove si trova il nostro obiettivo. Non ho nessuna preoccupazione per Shiba, sinceramente. Nessuna in particolare. E credo che siamo abbastanza preparati. Ho due spade di vento, una di luce, una oscura. Ho lo sparo e il cannone sonico di Shoka e Nagi. Dovrei essere a posto. Quindi attiriamo un po' di gente. Non troppa. Non troppa, perché non vorrei finire a potenziarlo poi. Che fine hanno fatto tutti i rumori? Va bene, dai, 5. Ce lo facciamo, 6 ce lo facciamo bastare, dai. Eccolo! Di nuovo Shiba. Però ho un dubbio. Ho un dubbio adesso, aspetta un secondo. Shall we begin? Shall we begin? Aspetta un attimo, un attimo. Un attimo, perché mi sa che mi stanno suonando il campanello adesso, non è il momento! Queste sono quelle cose che non dovrebbero succedere. Sono quelle cose che ti speri non succedano mentre stai facendo queste registrazioni. Ah, dannazione. Ti sta bene. Il punto è che non so se anche in questo giro abbiamo due fasi o meno. Minchia, però quanto fai male. Figa. Non giocava così bene durante il nostro scontro precedente. Stattene fermo, che se questa è la tua ultima fase, almeno ti ammazzo e sicuro prendo la spilla. Stai un po' buono ora. Stattene un po' buonino lì. I'm impressed. Io neanche un po', fatelo dire. Abbiamo vinto. Avrei dovuto tenere e fare più attenzione il beat drop fino alla fine. No, non è ancora finita. Due fasi. Dannazione però. Dove siamo? Dove vuoi che siamo, Rindo? Shiba, which could mean this is the certo. We really made it back? Certo. Matrix, guardalo. Già. Siamo proprio tornati.
La cosa buona è che almeno qui possiamo un attimo rifillarci sia di vita sia di beat drop. What's wrong with everyone? La cosa buona è che perlomeno sono tutti quanti nemici deboli. Sono tutti quanti quelli della prima settimana questi. Sono un facile refill per me, avendo le spille di luce, perlomeno mi posso riempire un'altra volta. E infatti ho già rifillato la vita. Quella! Questo colpo è stato del tutto inatteso. Che bravo l'orsetto della prima settimana, eh! Il sistema si sta sovraccaricando. I don't think I can take much more of this. Non posso te. Me neither. Damn. What are we supposed to do? Cosa facciamo? Non prendono danni, io sì però. Lo hai capito l'orso, eh? L'orso debole, ma ha tirato una manata così e ci ha tolto una slecca di vita. Cacchio, sai che Shiba mi sa che a livello massimo è un bello scontrino, eh. Mi sa che Shiba a livello massimo non è per un cacchio da sottovalutare. Già. If so, you'll be pleased to know the real fun is about to begin. Just about had it with you, yo. I'll be sure to make your final moments truly heartwarming. You're going down in flames. Dio mio, adesso ti spacco la faccia. Where are you aiming? Prendilo! Perfetto! Preso! Almeno mi sono ricaricato, quindi. Madonna mia, che soddisfazione metterti all'angolo. Dai, che stronzo, è trasformato in farfalle proprio adesso. Porca troia, Yuzor è diventato adesso. Merda! Kingdom Hearts 3 davvero qua è diventato. Via da lì! Colpito in pieno. Muori per favore. Cos'è? Cos'ha? No, di nuovo. No, per favore. Eravamo arrivati alla fine. Maledetto. Se però... fosse stata così anche la prima volta, probabilmente sarebbe stata un pelo più difficile la battaglia. Dai, Rindo, ti ho sentito che sei stato colpito.
Say your goodbye. Cos'è quella? Twisters. The time has come to snuff you out. Once and for all. Rin dude, I think this might be curtains for us. No, we can still do this. We have to. Come faccio che non ho più colpi? Dove sei, Shiba? Beccati sto tornado in faccia, cretino. Ti stendi pure. Come il pirla che sei. Schiva, schiva, schiva. Non Shiba, Shiba, Shiba. Smetti di trasformarti in farfalle, cretino! No, this can't be. Madonna, allora, ti prego. Yes, 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 ottenuta! Che bello! Dicevo, Madonna, 600% di danni. Abbiamo ottenuto pinguino, tutto qui? No, dai, non mi puoi dire questo, non mi puoi dire che non ho ottenuto la spilla di Shiba, no. No, 21. No, Shiba, sei una canaglia. Sei veramente una canaglia. Cacchio, sapevo che dovevo fare una catena più grossa, maledizione. È l'unico boss grosso che non abbiamo ottenuto la sua spilla. Che sfiga. Speriamo questi due. Dai, allora, ascolta, 28%. È impossibile che non lo otteniamo. Anche se, cavolo, avendo visto quanto hanno aumentato la difficoltà di Shiba, sono preoccupato. Sono abbastanza preoccupato ora. Il che mi porta a pensare di utilizzare questo set qui per combattere contro Shiba. Vorrei cambiare la spada, ma non posso perché sennò perdo il bonus. E se cambio direttamente tutto? Togliamo queste e via. Mettiamo solo luce e oscurità. Stavo pensando, questo qua è sicuramente un set. Però non so se sono da 5. Stavo pensando, queste qua sono tutte di luce. E in teoria hanno tutte quante buone feste. Ma sarà da 4 il set? Non lo so, scopriamolo subito a questo punto. Allora, la sfiga è che non posso equipaggiare altre super spille. No, ti prego. Yes, posso. Grazie. Grazie Susukichi. Grazie Susukoso. O come lo chiamerebbe Shoka Big Su. Yes, sono 4, perfetto. E qual è il loro effetto? Completo annuale. Ripristina una grande quantità di PF alla squadra in base al danno inflitto, ma solo quando tutte e quattro le... Oh oh oh. Insomma, è una ricarica. Beh, l'amico lì è debole alla luce e all'oscurità. Quindi, se questa gliela lascio a lui, abbiamo... Questo che è un calcio, questo che è lo shotgun, ok. È da decidere se prende un altro sparo o un'altra spada. Io a questo punto punterei la spada. Allora, il set in sé non è molto potente. Questo fa 900 di danno e questo 600, il che non è moltissimo, ma è anche vero che sono a livello basso. Potrei farle livellare un po' magari. Tanto questa giornata si è conclusa. Purtroppo senza la spilla. Ok, 3 spille su 4 sono maxate. Vabbè, quella gli manca tanto così per essere maxata. A parte questa qui che, vabbè, è quella del calcio che mi frega relativamente. Però non è male. Allora, purtroppo hanno dei tempismi un po' diversi fra di loro. Però ti permettono veramente di continuare ad attaccare senza mai perdere vita. Quindi speriamo che vada bene. Quindi, settimana 3, ultimo giorno, parte 1 e ultimo giorno, parte 2. Ok, a questo giro il rumore è là in mezzo. Prendilo, perfetto. Una catena di 10, 560 di ritrovamento. Ti sfido a non trovarlo, Rindo. Ti sfido a non trovarlo, maledizione. Eccoci. Ok, uccelloni. Ci siamo.
Io non ho idea di come sarà questa battaglia. Shiba l'avevano aumentato di difficoltà e non di poco. Questa un po' mi preoccupa. How grotesque. 'Tis nothing short of a high tier terror. Yeah, something like that. I'd hate to see what else they can turn into. Esatto, per il momento. Che sono solo l'orso e gli uccellini. Cerco di non usarlo ancora il beat drop. Well done. Ecco appunto. Via da lì. Devo uccidere sta super ranocchiona però. La cosa buona è che perlomeno riesco a ricaricarmi grazie a questo set di spille del danno che gli faccio, e di conseguenza, essendo lui debole alla luce, ho una ricarica easy, ho una ricarica molto veloce della vita. L'orso, queste cose qua non mi preoccupano. Ecco qua. Cos'è? Ah, lo scorpione, oddio. Ecco, lo scorpione è forse l'unica cosa che di concreto mi preoccupa, per via del veleno e per via di quella coda merdosa. Però ce la siamo cavata. Ok, eccoti qua. L'elefante. L'elefante è l'unica cosa che mi preoccupa al momento, veramente ora. Via da lì. Lo sapevo. Cazzone. È rimasto solo l'elefante. Dai, fai un attacco. Che ora ti sfondo, maledetto. Ho il 3 per, non mi puoi fregare. In realtà sì, mi sa che mi frega perché ha un sacco di vita. Mi sa che non muore lo stronzo. Maledetto, avrei dovuto aspettare ancora un po'. Vabbè, tanto è andata. Andata. Spille ne ho viste, poi dipende se è quella. Cioè, non so, minchia, 831% di danno. Tempo in bottiglia. Immagino sia quella. Oh. Report 22. Manca un solo grande, grosso, polloso nemico. Comunque sì, era tempo in bottiglia e non solo uno l'abbiamo ottenuto, ne abbiamo ottenuti tre. Madonna. Lui non ho preoccupazione per il drop rate, ho preoccupazione per la vita. E per le due fasi in realtà, è quello che mi preoccupa veramente. Tempo in bottiglia. Oh, è uno shot, triplo shotgun di tempo. Eccoci qua. Ultimo boss rimasto per i report segreti. 7, dai, basta quello. Ma l'ho già preso? Mi stai dicendo che se combatto uno, lui scompare. Va bene, se Lor Signoria il Pollo vuole essere combattuto da solo, lo combatteremo come lui vuole, da solo. Speriamo che il 56% vada bene, anche se ne dubito.
28% è veramente una miseria. È veramente una miseria. Sì, sì, urla quanto vuoi, pirla. Dovrei, anzi no, non posso neanche, stavo pensando, dovrei provare ad ucciderlo con il beat drop, ma non è possibile ucciderlo col beat drop, perché per ucciderlo devi fare il colpo finale, quello Kamehameha tutti assieme. Allora, a questo giro comunque non sono preoccupato, perché abbiamo il set di spille che ci cura, quindi bene o male comunque non mi preoccupo. Usiamo il beat drop già fin da subito, visto che dobbiamo combattere prima le sue codine, che tanto quando combattiamo contro di lui non serve a niente il beat drop, quindi tanto vale sfruttarlo. Perfetto. Sai cos'è il problema? È che purtroppo lo shotgun in questa battaglia non serve a nulla. Lo shotgun purtroppo contro il pollo gigante è inutile. Aia. Ancora? No, battaglia contro il pollo ora. Dai, vieni, combatti. Ah già, prima c'è la fase in cui ci spara. Aia, che male. Devo dire che Shiba forse è la prima fase. Devo dire che Shiba ci ha fatto molto di peggio. Nah, di nuovo sto urlo. Vai Fret, sei in tutti noi. No, non l'ho sconfitto. Ah, ok. Rievoca solo le codine. Cosa fa? Cos'è? Cos'è? È diventato un ballettel. Vai tranquillo che non sei l'unico che può usare la Kamehameha, ciccio. Sai che pensavo mi avesse di nuovo urlato contro? Che è successo? Mi stavo caricando il colpo di shock e mi ha calciato via. Aia! No! Va bene, non importa, non importa. Almeno mi sono liberato dalla presa. Di nuovo. Non vedo Shoka. Sto combattimento è un casino, perché la telecamera va dove cazzo vuole lei. Allora, per sbaglio ho schiacciato cerchio, però da una parte mi va bene che sia andata così, per il semplice fatto che non volevo finire incastrato dal colpo che mi ha bloccato. Che ne dici di morire, pollo? No, 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 no! Un'ultima volta! Mancava un colpo, maledetto pollo Amadori! Maledettissimo pollo! Corri, Nagi! Corri!
Yes, un calcio quadritto in faccia. Oh no. Che è successo? Perché sono bloccato? Ancora? Ma che palle. Attento. Ok, è una codina, è andata. Ma più che altro non vedo dove sono. Non vedo dove sono i miei companion. Non vedo. La telecamera è un casino in sta fase. Ok, e almeno al 100% ci siamo. Un'altra coda non c'è? Guarda che se arriviamo al 300% mi fai contento, Follo. Mi semplifichi combattere contro le tue code, credimi. Lo fai tu per me, non io per te. Mi semplifichi la battaglia a me. Dai. Allora, oh, ho sbagliato. Ho fatto lo stesso errore della prima volta. Va bene. No, 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 ma stavolta mi concentro sui proiettili giusti. Ci concentriamo sulle code. Adesso che lo sappiamo. Dove sei? Via da lì. La prossima. Non vedo. È un casino sta fase. Non si capisce una sega. Via da lì. Non si capisce nulla. Via da lì. La prossima, ecco. Pollo Amadori è di nuovo girato. Raggi di morte! Sai che mi sa che qua conviene più correre che schivare? Perché quando schivi fa la rotolata e ci mette un attimo di più a rialzarsi. E incredibilmente non siamo stati colpiti neanche una volta. Ok, c'è ancora la barriera. E un'altra codona è andata. Altra codina è andata. Anche questa è andata. Quante ne sono rimaste? A posto. Credo sia rimasto solo lui ormai. Dove vai? No, ce n'è ancora una. Via da lì, che ora esplode. Andata. E la difesa non c'è più. Su, dai.
Un calcio in faccia e finisce tutto, promesso. Perché c'è ancora una barriera? Perché siamo nella fase finale, secondo me. Già ondate di Kamehameha? Dai, arriva il 300, perfetto. Dai, pollo. Però non voglio fare l'errore dell'altra volta. Lo usiamo. Ah, speravo di farcela. Volevo usarlo poco prima che arrivasse tanto così di vita. Ah, di nuovo? Ah, ok, non è finita allora. Corri, Fret. Non so perché sei sempre tu il capo in questa sezione. Raggi di morte suprema. Corri contro il pollo. Adesso gli tiro un calcio qua sotto il mento, sotto il becco, mamma mia. Via da lì. Ancora un po'. Ancora un po'. Vai ora. Sperando che funzioni. Ti prego, ti prego. Ho il 3 per. Sì. Ti prego, dimmi che quella. Sì, cazzo. 11 minuti di boss fight di merda. Oh, sono soddisfatto. Cosa sei? Affinità ovviamente nessuna. Chissà come mai. No, ne avevo dubbi. Trafiggi il bersaglio con un arcobaleno di piume. L'attacco diventa a catena se ci sono nemici vicino. Infligge al nemico un effetto status casuale. Bello. Allora, boh, non è neanche orribile in realtà. 14 secondi e ci sta. Come premio forse non è il più grande di tutti. Nel senso, boh, si poteva fare qualcosa di meglio. Per dire, Kitaninji c'aveva il colpo mega caricato potentissimo. Ma questo non è male alla fine, dai. Ci può stare. Voglio un altro set di spille. Solo per farne una tutte da sparo. Tutte così. Questo set qui non è male. Non è male per il semplice fatto che ho potuto combattere tutte le battaglie fino a che ho messo questo senza praticamente dovermi preoccupare di curare. Per esempio, se avessi pensato prima di utilizzare questo contro Coso, come si chiama? Contro Shiba, probabilmente avrei messo al posto di questa spada di luce quella di vento e almeno non ci saremmo trovati nella difficoltà. Mi scoccia solo che fra tutti i boss grossi Shiba sia stato l'unico stronzo che non mi ha dato la spilla. Cioè, me l'ha data la Fenice, me l'ha dato l'insieme di piccioni, me l'ha dato Tsutsukichi, Minamimoto, questa e lei. Vabbè, lasciamo perdere Mr. Miao che non lo conto neanche. E non me l'ha dato Shiba. Lo rifarò però, sicuro.